sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Sì, buonasera, sono le 19.07 con 7 di ritardo in studio qui a Pianeta Oggi TV a Venezia, Massimo Bonella. Prima di dare la linea al programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, un aggiornamento importante delle notizie. A prescindere il fatto che rimane sempre primo piano la crisi delle RTV locali, una crisi che non ha precedenti in Italia, lo abbiamo spiegato anche con delle trasmissioni speciali, ma adesso puntiamo l'attenzione sull'ambiente, sul territorio del nord-est d'Italia, in modo particolare nel Veneto, perché c'è la piena del Piave che sta arrivando a Ponte di Piave, San Donato di Piave. Abbiamo i livelli che sono alti, comunque da dire che è tutto sotto osservazione. La notizia che ci è arrivata poco fa, che è stato evacuato l'outlet di 90. Poi, per quanto riguarda la situazione in giro per l'Italia, abbiamo dei morti, dei feriti, le vittime salgono a 11. Però non c'è solamente il Piave o il Brenta o qui diciamo nel nord-est. Un altro fiume importante, tra i più importanti d'Europa, è il fiume Tagliamento. Ecco, noi siamo molto curiosi di sapere com'è la situazione lì in Friuli Venezia Giulia, in modo particolare come si sta comportando alla luce di tutte le battaglie per la tutela del Tagliamento vinte dall'associazione acquainte.it, per maggiori informazioni se volete vedere. In collegamento telefonico in diretta alle 19.09 ho proprio il presidente di questa associazione, Renzo Bortolussi, collegato da Pinzano al Tagliamento. Allora abbiamo un paio di minuti. Ecco Renzo, intanto ci sentiamo? Benissimo. Perfetto, allora facciamo un po' il punto della situazione e alla luce di tutte queste battaglie che avete fatto, quindi è un po' un test volendo, ecco, ti do un attimo carta bianca. Allora, cominciamo subito togliendomi un sassolino dalla scarpa. 8 giorni fa Rai 2, nella trasmissione a Niagara, dice qua, ha fatto vedere proprio il Tagliamento dove dovevano essere poste le casse di espansione, descrivendo la sua bellezza. Ovviamente si sono dimenticati di dire chi ha salvato questo fiume. Questo fiume è stato salvato e si è comportato molto bene proprio in questi giorni attuali di piene. Il Tagliamento è rimasto nella sua naturalità, ma non ha causato nemmeno vicino una forma di pericolo. Tant'è vero che a basso alla tisana l'acqua era a livello a metà degli argini. Ecco, io so che lì alla tisana avete anche un vostro tecnico che controlla, come dire, l'imbuto lì, no? E infatti è stato proprio lui a dircelo. Ecco. E quindi praticamente si è comportato in maniera buona, ottimale possiamo anche dire. Ottimale, più che ottimale, proprio la sua naturalità, la sua preservazione è stata quella che ha evitato ulteriori pericoli. Benissimo, hai da aggiungere qualche altra cosa, Renzo? No, dispiace solo che questi famosi grandi giornalisti che in effetti fanno solo spettacolo non abbiano detto che chi ha salvato il Tagliamento con una lotta durata 17 anni. Esatto, è vero, e su questo magari ci potremo anche ritornare con una trasmissione più specifica, perché è vero, io ho seguito tutto quel discorso, quella lunga battaglia, e ci vedevamo quasi ogni settimana diciamo. Ecco, allora acquainte.it per maggiori informazioni su tutto. Grazie a Renzo Bortolussi per questo contributo, per questa testimonianza e anche potremmo dire per questa riflessione, e ci sentiamo presto. Grazie Massimo, buona serata.
Bene, allora stacchiamo quindi il collegamento con Pinzano al Tagliamento. Era Renzo Bortolussi, presidente di Associazione Acqua, una nota associazione che tutela l'ambiente, quindi di fatto in linea perfetta con la nostra, scusate della ripetizione, linea editoriale. Ecco, allora vediamo se a questo punto qui abbiamo qualche ultima notizia, cerco di correre perché il tempo ormai non ce n'è. Niente, non possiamo non ritornare su quello che stanno accade su quello che sta succedendo nel campo delle RTV locali. Come sapete, stanno togliendo tutti i contributi alle emittenti locali, grandi quantità di denaro vanno solo alle nazionali, le locali che parlano del nostro territorio, del nostro quartiere, che sono radicate quindi nelle zone dove appunto abitiamo, verranno purtroppo penalizzate, quindi rischio di chiusura. Già ne abbiamo perse alcune per strada, faccio due nomi per tutti: Rete 3 DGS in Calabria, Antenna 5 di Empoli, dopo 40 anni di servizio sul territorio toscano, è una emittente storica. E quindi anche qui altre persone che purtroppo si ritroveranno a casa. Un altro caso l'abbiamo molto vicino a noi, diciamo, rispetto a dove trasmette Radio Science TV, mi riferisco a Telemare di Gorizia, ha già la redazione a casa, okay? Quindi situazioni drammatiche, l'emittente va avanti in una situazione molto difficile, insomma. Oltre a rimanere a casa, poi il personale rimangono a casa, o meglio, scusate, rimangono a piedi più che a casa, anche tutte quelle associazioni, comitati, artisti che trovano nell'emittenza locale la possibilità di esporre le loro iniziative e il loro lavoro nei confronti del territorio. Quindi ecco, questa è un po' la situazione. Da tempo, cioè mai come oggi in Italia si assiste ad una crisi che non ha precedenti nel settore delle RTV locali. Da tempo si era capito che davano fastidio, forse perché dicono la verità, perché sono veramente libere, istruiscono troppo la società, contribuiscono ad alzare il livello culturale. Già dagli anni Ottanta avevano iniziato a mettere i bastoni fra le ruote, qualcuno si è preso tutte le frequenze, hanno lasciato fare, ebbene ne è nato un monopolio e con le leggi a loro favore. La cosa è andata avanti fino al 2012 con il passaggio al digitale terrestre. A quel punto ulteriore colpo alle locali perché le frequenze UHF, VHF migliori sono andate ai soliti noti network con addirittura tutta la numerazione dei televisori o decoder a pro loro. Alle stazioni locali gli sono state assegnate le peggiori frequenze interferite da altri fronti d'onda provenienti da paesi confinanti, dovendo cambiare più volte di frequenza. Le conseguenze sono immediata perdita di ascolti e quindi di pubblicità locale. Veniamo ad oggi con non contenti, un ulteriore attacco alle RTV locali, gli vengono spezzate definitivamente le gambe, tagliando i contributi previsti per la gestione anche delle redazioni giornalistiche, erogando briciole, a differenza di altre emittenti nazionali, che gli vengono erogati, pensate, milioni di euro. E quest'ultime continuano ancora oggi a comprare altre frequenze. Questo vale anche per la radiofonia, ad esempio un network lo sentite in quella X provincia in più frequenze. Poi loro trovano sempre la scappatoia alla legge, ma le emissioni provengono da ripetitori diversi per fare altre province, di conseguenza arrivano a sconfinare tutte quante in quella provincia appunto che noi evidenziamo. Questa è la solita balla che tirano fuori, basterebbe un'unica frequenza quindi per coprire poi alla fin fine tutta, ad esempio, un'intera regione. Comunque ci sono dei progetti che sono stati presentati, l'AREA su questo potrebbe spiegarvi tutto, che non sono però stati presi in considerazione da parte della politica. Per la politica intendo non solamente questo governo, ma anche tutti gli altri. Allora, quali sono le conseguenze di oggi? È iniziata una moria di TV locali con le redazioni a casa,
Un esempio per tutti è il caso drammatico di Telemare di Gorizia, che prima vi ho accennato, che ancora trasmette ma con situazioni veramente difficili. Ci sono a rischio chiusura 400 televisioni e 800 stazioni radiofoniche in FM stereo, e si stima, incluso l'indotto, oltre 5.000 lavoratori che resteranno senza lavoro. Con la manifestazione della REA del 2 ottobre a Roma, Di Maio non ha nemmeno convocato il presidente Antonio Diomede, alla luce del fatto che le emittenti locali avevano sempre appoggiato il Movimento 5 Stelle. Quindi ancora peggio. Allora, per concludere, tornando in testa a questo editoriale, a questa riflessione, a che ne so io, chiamatelo come volete, constatiamo la nascita di un monopolio con tante televisioni, spesso anche inutili, in mano a pochi soggetti, con programmi atti a contribuire ad abbassare il grado culturale della società, l'esatto contrario del ruolo delle RTV regionali. Dunque prosegue questa battaglia intensa della REA a difesa delle RTV locali, e noi delle testate web siamo pronti ad allearci con loro e fare unione. Ne va della sopravvivenza della nostra democrazia e di posti di lavoro, e anche per tutte quelle associazioni, comitati, artisti che vi dicevo prima, che rimarranno a casa senza più avere uno spazio. Non certo Canale 5 glielo potrà dare. 19:18, a questo punto io stacco qui questa, diciamo, parentesi delle All News da pianetaoggitv.net, testata giornalistica di Venezia, diretta da sottoscritto. Io sono Massimo Bonella, non mi sono, forse credo non mi sia nemmeno presentato in apertura, stiamo andando di fretta. Allora, linea subito al programma Pianeta Oggi, eventi nel mondo, e dovrebbe essere collegato via Skype da Pordenone Alviano Appi, o collegato telefonicamente, perché so che c'erano delle difficoltà. Saluto alla regia centrale Rosario Moreno, che è anche l'editore di Radio Science TV. A voi la linea. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e web ascoltatori. Allora, caro Massimo, tocchiamo i temi dell'informazione. Questa sera ho invitato la giornalista Margherita Furlan a parlare di temi internazionali, perché ci sono delle notizie che secondo noi fanno pensare. E diciamo che in qualche modo non vorremmo soltanto che venissero date alcune notizie, ma che si cercasse di spiegare anche che cosa certe scelte politiche, certe decisioni significhino per la vita delle persone. Allora, adesso con la Margherita Furlan. Ciao Margherita, intanto, e grazie per aver accolto il nostro invito. Ciao a tutti, buonasera, grazie a voi. Ecco Margherita, tu sei una giornalista che ha collaborato con Pandora TV, con Giulietto Chiesa, che per quanto mi riguarda considero uno dei giornalisti con la più chiara visione degli eventi a carattere internazionale, nonché un giornalista sicuramente coraggioso, che non lesina di dire cose che spesso non si trovano nel mainstream. Bene, ti ho invitata essenzialmente per un motivo, ma dopo affrontiamo anche le questioni internazionali a 360 gradi. Ma è da poco che l'amministrazione Trump sembra voglia uscire dai trattati internazionali che riguardano i missili a medio raggio. Allora, che cosa ci puoi dire rispetto a questa notizia e a questa intenzione? Sì, abbiamo innanzitutto l'intenzione che è confermata anche oggi. Più che intenzione, diciamo che è effettivamente una notizia. L'amministrazione Trump cambia rispetto all'amministrazione precedente Obama, cambia radicalmente, quindi come uscita dal trattato che si era tanto
tanto si era fatto per ottenerlo dal trattato nucleare con l'Iran, ora esce anche dal trattato cosiddetto INF sui missili a medio raggio. Ebbene, tuttavia, spiegare cos'è questo trattato e quando è stato firmato. Questo trattato è stato firmato nel 1987 da Mikhail Gorbaciov e il suo omologo, Ronald che Reagan. Ronald Reagan, nel 1987. A che fine? Al fine di eliminare dagli arsenali dell'Unione Sovietica del tempo e degli Stati Uniti i cosiddetti missili a gittata intermedia, cioè i missili INF, che è un acronimo che sta per Intermediate Range Nuclear Forces, cioè cosa vuol dire? Che sono dei missili balistici e da crociera nucleari basati nel nostro continente europeo, con una portata compresa tra i 500 e i 5.500 km. Cioè, cosa vuol dire? Che in Europa, in quanto paesi appartenenti e aderenti alla NATO, questi missili erano stati posti dagli Stati Uniti in caso di una guerra con i paesi aderenti all'ex patto di Varsavia. A loro volta, all'interno dei paesi aderenti al patto di Varsavia, e quindi all'interno anche dell'Unione Sovietica, c'erano questi missili che avrebbero colpito, in caso di inasprimento di guerra fredda, avrebbero colpito l'Europa, perché se la loro portata è tra i 500 e i 5.500 km, non sarebbero mai riusciti ad arrivare negli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti hanno bisogno di mettere da noi, nelle nostre case, i missili o le bombe per raggiungere l'ex Unione Sovietica, ora Federazione Russa, e viceversa. Quindi il teatro di guerra di un'eventuale futura guerra, o anche il teatro che sarebbe potuto accadere di una guerra nel passato, resta comunque quella che è ora l'Unione Europea. Quindi i confini dell'arena sono già delineati. I missili a medio raggio della Russia non raggiungeranno mai gli Stati Uniti, mentre quelli americani possono colpire la Russia soltanto se lanciati dal continente europeo. Non è dunque un caso che gli Stati Uniti, proprio in questi giorni, abbiano trasferito nella base aerea in Germania di Ramstein un centinaio di container pieni di munizioni. Si tratta della più consistente spedizione di armamenti arrivata in Europa dagli Stati Uniti dal 1999, anno che ricordiamo tutti, è l'anno dei bombardamenti della NATO nell'ex Jugoslavia. Quindi questi sono dei dati di fatto piuttosto allarmanti, ma comunque realistici. È evidente che il ritiro degli Stati Uniti, che era già stato preannunciato ancora l'anno scorso, addirittura anche nella stessa campagna elettorale di Donald Trump, sta a significare una corsa verso nuovi armamenti, in primis. E questo. Senti, Sì. sì, ti volevo dire, mi è capitato di leggere un resoconto della sensazione che hanno i militari rispetto a quello che sta accadendo. Soltanto un anno fa i militari pensavano che una imminente possibilità di entrare in guerra, soltanto il 5%, pensava ci fosse un'imminente possibilità di entrare in guerra anche in uno scenario europeo. Adesso sono il 95% che pensano che invece ci sia questa possibilità, che risulta questa Sì, è esattamente. informazione. È una ricerca che è stata condotta nei mesi scorsi ed è stata divulgata la settimana scorsa. Si parla dei militari NATO, si parla, ma fa sensazione e clamore, secondo me, anche fanno sensazione e clamore, secondo me, anche le dichiarazioni della diplomazia. Si parlava prima della base di Ramstein in Germania. La Germania è un paese importante sia per quanto riguarda sia nei rapporti con gli Stati Uniti sia nei rapporti con la Russia, ma soprattutto il centro forse ancora il centro dell'Europa, diciamo così. E il ministro degli esteri Heiko Maas qualche giorno fa ha espresso un ovvio rammarico per la decisione di Washington di uscire dal trattato INF, ma soprattutto ha avvisato
che questa uscita mette l'Europa di fronte a questioni difficili e molto pericolose, proprio perché questi missili, dal tempo che furono, sono chiamati eurostrategici proprio per il loro raggio d'azione di cui si diceva. Quindi l'allarme raggiunge diversi settori. Il fatto che i militari siano in allerta è un avviso molto importante, ma anche il fatto che la diplomazia si metta in allerta con delle dichiarazioni come quelle che ha fatto il capo della diplomazia tedesca, non è l'ultimo arrivato, sono dichiarazioni molto importanti. Cioè, qui non parliamo della diplomazia americana piuttosto di quella russa, piuttosto di quella saudita o iraniana, ma parliamo della diplomazia europea. Quindi che ci sia allarme, e questo è un dato molto importante che denota un cambio di clima, un cambio di mood sia nella popolazione che anche nei settori più alti. Il Cremlino mostra la medesima preoccupazione, sia attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che parla di escalation militare della NATO non solamente vicino ai propri confini, ma ne parla anche il ministro stesso della difesa russa Sergei Shoigu, soprattutto in relazione anche all'esercitazione militare che è in corso nei paesi nordici in questo periodo. Si chiama Trident Juncture e ha preso il via il 17 ottobre e si concluderà il 7 novembre prossimo. Sono 31 i paesi coinvolti, 29 sono paesi della NATO più due partners della NATO che sono Svezia e Finlandia. Ci sono occupati 50.000 soldati, 65 navi, 150 aerei e 10.000 veicoli militari che si stanno addestrando nella Norvegia centro-orientale, nei paesi del Nord Atlantico e nei paesi baltici. Ripeto, la più grande esercitazione militare dei tempi della Guerra Fredda. Il fine è quello per la NATO di simulare l'invasione della Norvegia da parte russa. E quindi è una simulazione dell'utilizzo, del funzionamento dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, del Trattato della NATO. L'articolo 5, cosiddetto clausola di difesa collettiva, parla di attacco armato contro uno o più paesi alleati, che va considerato la stregua di un attacco verso tutti i paesi membri, che quindi possono, secondo il diritto all'autodifesa sancito dall'articolo 51 della Carta dell'ONU, decidere le azioni necessarie per ristabilire e mantenere la sicurezza, compreso l'uso delle forze armate. Cosa vuol dire? Che se la Russia dovesse attaccare la Norvegia, come viene simulato in questi giorni, siccome noi siamo alleati della Norvegia in quanto membri della NATO, noi avremmo il diritto di attaccare direttamente la Federazione Russa e così tutti quanti gli altri paesi della NATO. La Norvegia è un paese che teme molto un'aggressione da parte russa, tant'è che nella Norvegia sono già a distanza 330 soldati statunitensi, ma per Oslo questi 330 non sono sufficienti, quindi ne ha chiesti ulteriori 370 a Washington, che ovviamente ha confermato, e arriveranno nell'inizio del 2019 nel nord del paese, proprio nella parte che è a ridosso con la Federazione Russa, a confine, proprio Cina, sono centinaia, poche centinaia di chilometri. Però c'è da dire che la Norvegia è sempre stato un paese russofobo per ovvi motivi storici, perché negli anni 70, negli anni 80 si usavano nelle scuole fare delle esercitazioni in caso di attacco russo, quindi i bambini all'età di 5-10 anni erano abituati ad andare dentro dei bunker sotterranei per esercitarsi contro l'attacco russo, per capire cosa sarebbe successo già negli anni 70 e 80. Adesso i tempi ovviamente sono cambiati, ma i problemi sono rimasti medesimi, tanto è vero che adesso va di moda Netflix, questa nuova piattaforma televisiva che spadroneggia un po' in tutto il mondo, e in questo paese, nella Norvegia, siamo già alla seconda serie, in realtà in preparazione alla terza, la seconda serie di una produzione a puntate, la più costosa per la Norvegia al costo di 10 milioni di euro, che si chiama Occupert, che tradotto in italiano vuol dire occupata, che parla appunto di un attacco russo alla capitale Oslo. Quindi c'è vento di preoccupazione, c'è un vento molto agitato, è come se
ci fossero in atto i preparativi dell'ultima guerra, secondo me, non vorrei... Sì, senti, io ti volevo chiedere, perché analizzando un poco la situazione della Russia e vedendo un poco come... aggressività nei riguardi della federazione. Pronto? Pronto? Siete in linea, parlate pure. Siete in linea, parlate pure. Ah, ecco, mi sembrava di avere un ritorno, scusa. Sì, siamo noi che abbiamo nei riguardi della Federazione Russa un atteggiamento molto aggressivo. Quello che un poco mi preoccupa, visto che in passato l'America non si è fatta scrupolo di provocare, se, cioè, quello che voglio dire, qualora non ci fosse un attacco diretto da parte della Russia al fronte occidentale, come hai spiegato tu, dovremmo stare molto attenti alla volontà dell'America, alla capacità anche dell'America di provocare lei un finto attentato. E questo dal punto di vista poi dell'informazione, abbiamo visto in passato, parlando poi anche dell'ISIS, che, come è venuto fuori nel tempo, che fosse proprio una creatura americana, israeliana insieme, che siamo noi a dare il là sotto quello che viene chiamato anche false flag. Cosa dici? Sì, questo è sicuramente. In realtà non esistono solamente le false flag vere e proprie, ma esistono anche dei condizionamenti come quelli che stiamo vedendo nel popolo sudamericano in questi giorni. Poi eventualmente ne parliamo, perché l'argomento è molto interessante. Volevo però far notare delle dichiarazioni da parte russa che sono molto, molto importanti, sia che si tratti di veri e propri preparativi, sia che si tratti di false flag, o in qualsiasi modo altro vogliamo tradurli. Le dichiarazioni sono del consigliere economico del presidente russo Vladimir Putin, consigliere economico che si chiama Andrei Belousov, che dice: gli Stati Uniti hanno recentemente dichiarato che la Russia si sta preparando alla guerra. Sì, lui dice, è vero, la Russia si sta preparando alla guerra, lo confermo. Ma ha aggiunto, c'è una grande differenza tra Russia e Stati Uniti. Noi ci prepariamo alla guerra, loro invece la preparano. Questa è una dichiarazione di due giorni fa, ma non è da meno quella dichiarazione straordinaria, che forse qualcuno di voi ha sentito, dello stesso Vladimir Putin, che il 18 ottobre scorso al Valdai Club a Sochi ha commentato in una maniera molto forte più o meno quello che tu stavi descrivendo. E dice: la Russia è pronta ad usare e le userà le armi nucleari, però solo in risposta ad un attacco con le stesse armi, solo in misura non preventiva come fanno gli Stati Uniti, ma in misura difensiva, perché la dottrina russa sull'uso delle armi nucleari non ammette il concetto di attacco preventivo. Però Putin ha precisato: attenzione, in quel caso, se noi fossimo costretti, sarà questione di secondi per passare al contrattacco dopo la potenziale aggressione. L'aggressore deve sapere che il castigo è inevitabile, che sarà ridotto in cenere, mentre noi, vittime dell'aggressione, come martiri andremo in paradiso. Loro semplicemente periranno, moriranno, perché non avranno nemmeno il tempo di pentirsi. Ecco, queste dichiarazioni Putin non le aveva mai fatte prima. Quindi io credo che ci stiamo avvicinando a qualcosa di molto importante, perché come non erano mai state fatte delle esercitazioni così imponenti, io non penso che Vladimir Putin sia stupido da poter dire delle frasi del genere in pubblico al Club Valdai, che è uno dei club internazionali di geopolitica più importanti al mondo. Non penso che abbia fatto questa affermazione così
per caso e neanche per scherno, evidentemente. Certo, è un uomo simpatico, abituato a scherzare, però insomma, sicuramente non su questi temi. Certo. E anche perché la prima dichiarazione di Donald Trump sull'uscita dal trattato INF, è stata successiva a questa dichiarazione di Vladimir Putin di 2 giorni. Si dirà allora ha iniziato prima Putin. No, è evidente che Putin sapeva già dell'intenzione di Donald Trump, quindi l'ha semplicemente anticipato per fare una mossa tattica, diciamo. Ma questa è come se fosse è una chiara risposta a quello che sta facendo l'America, che mi allaccio ad un altro discorso, spero di non andare fuori tema. L'America che comunque sta influendo nel mondo in molti modi, e non solo nell'Unione Europea, ma sta influendo anche e in particolar modo in Sud America, quello che è sempre stato il cortile di casa degli Stati Uniti. Ma quello che è successo in questi giorni ha dell'epocale, cioè la svolta in Brasile, l'elezione di Bolsonaro è una cosa veramente storica, qui, che ha dello storico. Qui da noi in Europa si sta un po' svilendo la portata, perché si sta parlando molto dell'aspetto di quest'uomo che è di estrema destra, paragonandolo magari anche a Salvini. Sono dei paragoni forse un po' forti, perché la destra europea è diversa rispetto a questo tipo di destra che rappresenta Bolsonaro. Però diciamo che nella Una fretta. destra, diciamo, quasi militare, tra l'altro. Sì, esatto, è una destra militare, ma diciamo che diverso anche dal fascismo che ha avuto noi. Però diciamo che è inutile parlare tanto di destra o di sinistra in questo caso, perché si rischia di nascondere una grande evidenza, perché Bolsonaro è un uomo delle lobby finanziarie, indipendentemente dalla sua provenienza politica. A cominciare dalla banca ruralista. La banca ruralista lo ha potentemente aiutato a vincere. La banca ruralista è il caposaldo della casta agroindustriale, che detiene, essendo però l'1% della popolazione, il 50% di tutte le terre agricole brasiliane. Dietro quindi c'è il business dei produttori di semi geneticamente modificati, in primo luogo della soia. Ci sono gli allevatori di bestiame, ci sono gli oppositori della riforestazione dell'Amazzonia, che sono gli stessi che vogliono cancellare le leggi create da Lula a difesa degli indigeni autoctoni. Ma non è solo questo. Uno dei punti centrali, uno dei punti fondamentali, è che c'è in atto una svolta epocale. In Brasile vivono 200 milioni di persone, 200 milioni di persone, da noi sappiamo 60, quindi è un paese enorme, un paese che tradizionalmente era cattolico. C'è stato un mutamento. Bolsonaro è un rappresentante degli evangelisti protestanti, dei pentecostali, che sono ebrei sostanzialmente. Questa è una potentissima setta. Che guarda caso sionista e guarda caso trova origine negli Stati Uniti d'America. Quindi è giusto sottolineare gli aspetti di destra, fascisti di questo personaggio, però poi valuteremo. Questo è un personaggio senza esperienza, quindi non è detto che riesca nel fare quello che vuole fare, non è detto che riesca a militarizzare l'intero Brasile. Sono due, secondo me, i dati importanti. Uno, di come si è fatto, scusate il termine, infinocchiare il popolo brasiliano, perché dopo anni di amministrazione Lula e poi di Dilma, Lula che ha portato un 30% di scolarizzazione anche nelle popolazioni di colore, insomma, cioè, aveva tolto la fame a molti indigeni, insomma, quindi aveva fatto degli stravolgimenti per la società brasiliana molto importanti. Adesso sembra quasi che siamo tornati indietro, ma non è che siamo tornati indietro, è che gli Stati Uniti e le lobby finanziarie hanno ripreso il possesso, hanno utilizzato un burattino, perché questo uomo non ha nessuna esperienza politica, è un burattino nelle loro mani, vediamo se dura. Però hanno messo in carcere Lula, hanno fatto un impeachment contro Dilma Rousseff.
e hanno messo quest'uomo e si sono presi il potere su 200 milioni di persone, portando una religione, spostandola dagli Stati Uniti in un paese che in pochi anni da cattolico è diventato protestante. E questa è una cosa, se ci pensate, incredibile. Provate a pensare cosa succederebbe se all'improvviso, in pochi anni, in una decina d'anni, l'Italia diventasse da cattolica protestante. Qui parliamo di 200 milioni di persone. È una cosa incredibile quello che è stato fatto. Quindi la potenza della finanza, delle grandi lobby che abbiano sede a Washington piuttosto che a Londra, piuttosto che a Tel Aviv, diciamo così, sono tutte sioniste, guarda caso, tutte ebree, guarda caso, è molto importante. Dove arriviamo? Non lo so, però questi sono tutti passaggi verso dei grandi mutamenti, No, verso. ma questi sono dati oggettivi che si aggiungono un poco a quella che era stata anche la nostra ultima intervista sui grandissimi finanziamenti dati dall'amministrazione Trump ad Israele. E diciamo che c'è in atto una situazione di tensione, di tentativo di andare ad una accelerazione per quelle che sono le situazioni generali mondiali. Non dimentichiamo l'aspetto delle risorse planetarie verso le quali queste lobby finanziarie e militari allo stesso tempo, perché la finanza in questo caso usa le armi quando non può far valere la legge, la legge, i trattati, allora si usano le armi. Diciamo che di fronte anche alle tensioni che esistono tra gli stati, visto questo modello di sviluppo dello sfruttamento delle risorse del pianeta, che ormai è chiaro che all'interno di questo modello non sono disponibili per tutti, e stiamo andando verso una situazione di controllo di pochi rispetto alla fruibilità dei molti, e anzi dovremmo dire dei tutti. Scusa, sì, ti volevo far notare come tu hai parlato giustamente di armi, ci sono veramente molti tipi di armi, perché a me ha molto impressionato questo dato, così dire, per così dire, religioso del Brasile, perché vuol dire che veramente l'informazione, come è stato detto all'inizio, è una cosa determinante. Si è in grado, questi pochissimi ricchi, queste pochissime lobby sono in grado di veicolare il loro messaggio attraverso l'informazione. Sono i proprietari universali che detengono nelle loro mani anche l'informazione e sono in grado quindi di far cambiare anche, l'opinione di intere masse, di milioni e milioni di persone. Quindi questo ha dell'incredibile, questo probabilmente è un'arma forse ancora più potente rispetto a questi missili di cui abbiamo parlato, cosiddetti eurostrategici, per certi versi. È stato, scusa Margherita, lì è stato anche sfruttato molto bene il tema della sicurezza, perché ha ottenuto i voti delle masse povere e poco abbienti proprio su questi temi, insomma. Però perché domandiamoci perché ha avuto il voto delle masse popolari, perché evidentemente la Chiesa non è più riuscita a fare il suo lavoro per mille motivi, perché come sappiamo è impegnata in questioni economiche, in business, piuttosto che in altri che non voglio neanche nominare, e quindi la Chiesa ha perso un po' il ruolo che aveva di educatore in queste grandi masse. Ma non solo l'ha perso la Chiesa, ma l'ha perso anche la cosiddetta sinistra, che in Brasile si chiama PT, Partito dei Lavoratori. Il Partito dei Lavoratori, in questo caso, che ha sfamato per decenni molta parte della popolazione, in qualche modo si è fatto corrompere in maniera molto, molto banale, in maniera molto minore rispetto a quello che c'è in giro, perché insomma Lula è stato incarcerato perché
sospettato di aver ricevuto in dono un appartamento, insomma, sono veramente delle minuzie, però evidentemente serviva fare questo, però non so se avete già notato, non so se l'avevate notato, ma i primi di aprile, quando Lula è stato incarcerato, lui si è fatto attendere, gli hanno concesso 2 giorni prima di essere estradato in carcere, perché attendeva la reazione del suo popolo. La reazione del suo popolo non c'è stato, perché questo c'era poca gente c'era a difenderlo, a sostenerlo in strada, e quindi lui poi si è consegnato alle autorità ed è andato in carcere. Questo cosa vuol dire? Che il suo popolo, quello che era il suo popolo, nel frattempo è passato da un'altra parte attraverso l'informazione. Certo. L'informazione ha fatto coagulare un messaggio di salvezza, un messaggio di cibo, perché lì serve anche il cibo, un messaggio di scolarizzazione, un messaggio di necessità sociali, le ha fatte veicolare, le ha spostate dal partito della sinistra e le ha spostate all'estrema destra. E questa è l'informazione guidata dalle lobby sioniste. È un passaggio certo, anche in tutto il Sud America, diciamo che c'è un vento, possiamo chiamarlo neoliberista, piuttosto pericoloso per come sappiamo che il neoliberismo lavori, per esperienza. Senti, un'ultima riflessione di un paio di minuti. Questo che ci riporta, non siamo andati per niente fuori tema, perché dobbiamo toccare temi di carattere internazionale e ciò che succede a oltre 200 milioni di persone dall'altra parte dell'oceano non può lasciarci indifferenti. Ti volevo chiedere, per sottolineare forse un poco anche la pericolosità che può correre l'Europa in un confronto con la Russia, la situazione in Siria, rispetto a quando ci siamo lasciati circa un paio di mesi fa, in cui l'ultima roccaforte dell'ISIS era sotto attacco delle truppe siriane e russe, russo-siriane, e difese, diciamo, non soltanto dai miliziani dell'ISIS, ma anche dagli europei ed americani che si trovavano là. Che esito sta avendo? Beh, ci sono delle informazioni interessanti, ci sono in queste ultime settimane, o quantomeno delle annotazioni che stiamo facendo. Sappiamo che gli Stati Uniti d'America stanno effettuando pochi, ma comunque stanno effettuando dei bombardamenti nella zona di Deir ez-Zor, l'ultimo risale a ieri. L'agenzia Sana'a, che è l'agenzia governativa siriana, dice che sono state usate delle armi al fosforo, come prove mettono delle fotografie, ma non possiamo essere certi, ovviamente, perché la fonte è di parte. E, comunque, ci sono stati dei bombardamenti appunto ieri, la settimana scorsa e anche nella settimana precedente da parte degli Stati Uniti. Quindi ci sono, ma sono fortemente rallentati. Quello che manca in questo momento sono i bombardamenti di Israele sugli iraniani. Questo succede dal momento in cui gli israeliani, probabilmente aiutati dai francesi e da quant'altri, hanno battuto l'Ilyushin, provocando 15 morti all'esercito russo. Quindi, da quel momento, cos'è successo? Sono cambiate militarmente le cose in Siria, perché la Russia ha deciso per la prima volta di fornire la Siria del sistema antimissilistico S-300, che nessuno ha. Nemmeno i servizi segreti americani e nemmeno i servizi segreti israeliani conoscono tuttora come muoversi con questo sistema di nuovissima generazione antiaereo antimissilistico S-300. Di conseguenza sono tutti abbastanza calmi, stanno ancora studiando la situazione, ma non sanno bene come muoversi, hanno paura di venire colpiti, quindi stanno fermi. Ma molto probabilmente, sicuramente qualche dialogo è in corso, perché è evidente che con l'uccisione di 15 militari sicuramente la Russia si è fatta sentire in qualche modo. Quindi quello che stiamo osservando è il silenzio da parte di Israele contro l'Iran. Evidentemente preferiscono muoversi in altro modo, preferiscono
Ma in questo momento la situazione è tranquilla e sembra quasi il silenzio prima della tempesta. Staremo a vedere, però questa è la situazione attuale. Anche qui è molto indicativa dell'importanza che le lobby sioniste e Israele detengono in tutto il mondo. Hanno nelle loro mani i fili con cui giostrano i destini dell'universo, del nostro pianeta. Guarda, siamo giunti a conclusione del tempo a nostra disposizione, Margherita. Noi ti ringraziamo intanto delle dettagliate notizie che sei riuscita a darci in questo tempo. Ci ritroveremo per questi approfondimenti per capire un poco le logiche che si stanno muovendo. Diciamo in uno scenario di informazione anche di casa nostra, veramente poverissimo e preoccupante. Allora, grazie Margherita per essere stata da noi e speriamo di risentirci presto. Grazie Adriano, grazie a tutti, buona serata. Ecco, e io adesso guardando, siamo su Radio Saius, sono le 19:53 e ho giusto il tempo di ripassare la linea a Massimo Bonella. E un buonasera a tutti e un grazie per averci ascoltato. Sì, allora prendiamo la linea, grazie dunque Alviano, saluto anche Margherita Furlan che conosco, esperta negli esteri, ecco quindi anche a lei un saluto, una buona serata. 19:53, allora vediamo se sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'ondata di maltempo che ha colpito l'arco prealpino del nord-est in maniera particolare. Dunque, dopo quello che vi ho detto prima, di aggiornamenti ci serve questa notizia che il sindaco dunque per quanto riguarda il maltempo a Susegana, il sindaco Scarpa dice flusso del Piave in calo, ignoti i tempi di riapertura del ponte. Quindi possiamo concludere, ecco, con questa diciamo così affermazione del sindaco positiva che ci fa ben sperare. Vediamo se ho altri aggiornamenti dell'ultimo momento, dell'ultimissimo proprio. Sì, ce n'è uno. Allora si parla, purtroppo ecco, dal positivo ritorniamo a cadere nel negativo, se così vogliamo dire, che da giovedì ci sarà un nuovo peggioramento, però non sembra che sia così diciamo marcato come è stato in questi giorni. Sono eventi veramente molto molto forti, chiaramente lo sappiamo, ci sono delle anomalie climatiche dovute per colpa esclusivamente dell'uomo che sta assassinando tutto l'equilibrio naturale del pianeta. Che si andava incontro a queste situazioni lo sapevamo da tempo. Io ricordo negli anni 90 a Radio Treviso 103, con l'aiuto di esperti in materia, queste cose le pronunciavamo già, perché certi segnali erano presenti anche in quel periodo e anche anni prima, se vogliamo essere più precisi. Sono scoperte dell'acqua calda, come si suol dire, si sapeva che sarebbe andati incontro a tutto questo. Al tempo io ricordo altresì che si parlava di motori elettrici, abbiamo fatto anche delle interviste, degli approfondimenti su quel settore lì, tutti ci davano contro, come se fossero cose irraggiungibili. Oggi invece si parla spesso di auto elettriche e molte case automobilistiche si stanno orientando in quel settore. E allora è perché purtroppo noi lo dicevamo a suo tempo nel nostro piccolo, poi purtroppo gli anni passano e non ci si ricorda più, però io ci tengo a sottolineare questo. 19:56. Quindi io direi qui di chiudere questa finestra di aggiornamento sull'informazione. Speriamo quindi che la situazione si porti nella normalità in tutta Italia. Grazie per averci seguito. Un saluto alla regia centrale, a Rosario Moreno, editore anche di Radio.
Radio Saios TV. Grazie a voi che ci avete seguito, e per tutti gli aggiornamenti sulla crisi delle RTV locali, che questo discorso riguarda tutti da A alla Z, potete trovarli entrando sulla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, in collaborazione anche con la REA, Radio Televisioni Europee Associate. Presidente Antonio Diomede. Questa sera, in seconda serata, intorno alle 23:00-22:50, intorno a quell'ora lì, ci sarà il nostro settimanale Pianeta Oggi Report su Video Telecarnia. Vi annuncio invece che venerdì alle ore 21, meglio dalle 21 in poi, dalla nuova emittente interregionale Radiodiffusione Europea da Trieste, che trasmette in AM sui 1584 kHz, ci sarà la trasmissione Open Space, diretta da Graziano D'Andrea, il direttore di Radiodiffusione Europea, con ospite l'editore di Radio Saius TV, che è appunto Rosario Moreno. Quindi avrete modo di sentire un po' tutto un discorso relativo ai media e al progetto anche di Radio Saio TV e la collaborazione con Radio Diffusione Europea. Quindi venerdì dalle 21 in avanti, il programma dura fino alle 23, su AM 1584. Per coloro che sono troppo nell'entroterra, cioè sotto alla pedemontana, che il segnale fa fatica a arrivare, allora potete sintonizzarvi tramite il sito internet, vale a dire radiodiffusioneeuropea.net, mentre tutti gli altri lungo il litorale dell'alto medio versante adriatico, praticamente fino a San Marino, potete sintonizzarvi più comodamente con il vostro apparecchio radiofonico sui 1584 kHz in AM, oppure se siete in macchina con l'autoradio, che tutti gli autoradi hanno l'AM. Visto che abbiamo ancora un minuto, una notizia che vi do è che magari qualcuno pensa che l'AM sia ormai superato. Non è vero niente. Chi vi dice questo dice delle cose che sono infondate o solo per tirare l'acqua verso poteri mediatici che la fanno da padrone in questo periodo, perché se voi andate negli Stati Uniti ci sono tantissime radio in AM, addirittura anche con la stereofonia, quindi emittenti, parlo regionali anche, anche emittenti di tipo religiose oppure emittenti comunitarie, emittenti di vario genere, ecco, sono in AM tantissime. Quindi informatevi, alle 19:59 ora stanno per scattare le 20, allora chiudo qui Pianeta Oggi 20 nel mondo. Un saluto a voi tutti e vi ricordo che Radio Saius TV è la vostra linea diretta con informazione. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi 20 nel mondo su Radio Science.